Beh, siamo alla presentazione di Wonder Umbria 2018. Sandra Bonafede, che è praticamente l'organizzatrice, un po' l'animatrice di questa manifestazione, e vicino a Sandra c'è Monica, eccola qua, che è Crumilla, che poi ci spiegherà, ci dirà qual è il suo ruolo in questa manifestazione. Allora Sandra, ci siamo, quarta edizione se non vado errato. Quarta edizione, partiamo il 28 aprile da Piedilugo raggiungeremo Spello facendo varie soste in borghi più belli d'Italia che troveremo lungo il percorso. Pranzeremo a Campi di Norcia, perché questo evento, il progetto di solidarietà, è appunto dedicato a Back to Campi per la ricostruzione di Campi di Norcia. Poi arriveremo a Spello nel pomeriggio, da Spello ci trasferiremo il giorno dopo a Passignano sul Trasimeno, per poi rientrare a Terni il 30 aprile ed il 1 maggio stare proprio a Terni. Ecco, diciamo che è una manifestazione riservata ai motociclisti, no? Perché poi magari chi non conosce questa manifestazione, sono pochi, ma chi non conosce comincerà ad apprezzarla e a conoscerla. Beh, diciamo che nei 3 anni precedenti evidentemente è stata apprezzata, perché siamo passati dal primo anno con 20 iscritti, 30 il secondo, 40 il terzo, e quest'anno abbiamo superato i 100 partecipanti, ancora si stanno iscrivendo. Partecipazioni dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dalla Polonia e da tutta Italia, in pratica manca solo la Sicilia come regione rappresentata, se no abbiamo Trentino, Val d'Aosta, tutte. Complimenti, sta diventando internazionale, insomma. Sì, l'anno prossimo sarà a carattere internazionale. È una moto vacanza, come la chiama la Federazione Motociclistica Italiana, in effetti è questo, ma soprattutto noi forse abbiamo un pregio, no? Siamo sempre riusciti a creare con i partecipanti un rapporto di familiarità, per cui non è solo andare in moto, ma è andare in moto, visitare quello che c'è da visitare in Umbria, e ce ne stanno tantissime di cose, e la convivialità, cioè lo stare insieme divertendoci andando in moto. Abbiamo anche tantissimi partecipanti come giornalieri, quindi non li consideriamo nei numeri, da Terni, quella fascia di motociclisti che non conoscevamo, no? Perché non fanno parte di nessuna associazione, sono i free, e che però hanno gradito questa manifestazione, e quindi magari faranno solo un giorno, 2 giorni. Noi abbiamo voluto lasciargli la libertà proprio perché è bello, no? Sapere che ci possiamo continuare ad aggregare, certo, senza distinzioni di nomi, perché poi è quello. Senti, ci spieghi, ci presenti Monica? Bene. Allora, Monica è Crumilla per il mondo, è una delle più famose motoviaggiatrici italiane, e ecco, uno degli aspetti importantissimi di Wonder Umbria 2018 è una grandissima partecipazione di donne in moto, e lei è la portacolori di tutte queste. Abbiamo oltre 25 ragazze che verranno guidando la moto, non come passeggere. Monica ci conosciamo da 2 anni, abbiamo fatto Moto Days insieme, e quest'anno ha scelto di venire a Wonder Umbria. E bene, ho scelto perché è un viaggiare come piace a me. Sì, la moto, perché la moto è il mezzo, ma è quello che mi consente di vedere le realtà circostanti. Andiamo cercando posti lontanissimi quando poi li abbiamo dietro l'angolo, il cuore verde dell'Umbria, con dei paesaggi e degli itinerari che veramente non hanno nulla da invidiare a tutto il resto del mondo. È la tua prima esperienza in questa manifestazione? Sì, è la prima volta che riesco a partecipare a Wonder Umbria, ma già l'avevo seguita negli scorsi anni, ma non c'era stata l'opportunità di essere presente. Con quale moto parteciperai? Perché ridi? Perché io ho un triciclo, un trike, quindi parteciperò con il mio trike giallo, che è abbastanza rappresentativo, direi. Come nasce però questa passione per la moto? Oh, da sempre. Ma da solo sempre. Una passione solo, sì, per la moto, per viaggiare, per conoscere, sì, nuovi posti, oppure perché è amante anche, per esempio, che ne so, delle corse, delle varie... No. Allora, a me piace viaggiare, e viaggiare in moto per me è un valore aggiunto. Quindi ho unito queste mie due passioni che ho da sempre, perché in realtà appena ho preso la patente ho cominciato a girare con la macchina, ma anche col motorino 50 andai da Roma al Lago del Turano con mia madre disperata. Quindi mi è sempre piaciuto. Nel concetto appunto di viaggiare, di conoscere il mondo, di visitare, di poter degustare i piatti tipici del posto, e quello che mi piace dell'organizzazione di Wonder Umbria è proprio questo: non è un andare da
a B guidando soltanto, ma scoprendo la realtà nella quale si passa. Per la prima volta in Umbria oppure sarà una novità? No, assolutamente no. Vengo spesso in Umbria, mi piace molto. Bene, bocca al lupo allora, buon divertimento, perché sarà... Sarà un divertimento, immagino. Sì, sarà, no? Soprattutto un divertimento. Assolutamente. Una cosa, siccome voglio dire, questa è una delle... Innanzitutto i complimenti, perché credo che Campi sia una delle zone terremotate più dimenticate dell'Umbria. Sì, quindi aver apportato solidarietà, al di là di quello che sarà il contributo, però far capire la presenza anche di dei motociclisti è sicuramente importante, perché... sono importanti le risorse, ma è importante avere la solidarietà, credo, della gente, e in questo caso c'è. Siccome portate in giro anche fate conoscere l'Umbria, immagino che avrete il supporto anche da parte delle istituzioni, da parte della regione, del comune. Diciamo che per il primo anno avevamo ottenuto il patrocinio e la coorganizzazione dal comune di Terni, poi i fatti parlano da soli. Però devo fare forse un complimento al subcommissario che, contrariamente a quello che facevano gli amministratori che non davano mai appuntamenti, quando io ho esposto il problema e mi sono trovata con questa situazione, mi ha ricevuto nell'arco di 2 ore e purtroppo, va bene, dovremo pagare un po' di tassa per mettere i manifesti e un po' di suolo pubblico, però in effetti se vogliamo far rinascere un po' questa città, non era nemmeno giusto prendersi l'impuntatura e dire non la facciamo più e non veniamo più a Terni. Quindi questa è una. La regione, con la regione forse mi dispiace la mancanza di presenza e di attenzione da parte di chi opera nel settore turistico. L'assessore oggi si scusa, per la prima volta mi ha anche mandato un messaggio, però io penso che queste manifestazioni, il turismo sportivo, non motociclistico, di qualsiasi tipo, sia uno di quelli più importanti, no? Perché è un turismo anche di livello, la gente viene, non è che viene e fa il giro, ma ci stanno alberghi sono pieni, ristoranti, tutti, e oltretutto anche per far ripartire un po' l'economia, no? Perché quando saranno a Terni, bene o male gireranno, compreranno qualcosa, così come fanno sempre a Norcia, dove ogni anno noi andiamo e li portiamo. E vabbè, forse per lui non è abbastanza importante come manifestazione. Insomma, diciamo, vabbè, questa manifestazione però comunque è supportata dalla Federazione Motociclistica, sì, è in collaborazione con i borghi più belli d'Italia. Soprattutto dai borghi più belli d'Italia. Quindi diciamo che invece avete avuto un sostegno non indifferente da parte da loro, di altre organizzazioni che sono organizzazioni a livello nazionale. Vabbè, chi vuol capire capisca, poi certo, dopo come no. Noi ci siamo, la facciamo pure nei prossimi anni. Umbria la continueremo a visitare in largo e lungo tutti gli anni. Bene, c'è sempre tempo. Visto che hai chiamato accanto a te Sandra Roberto Spreccoli, che è il presidente della Proloco Campi. Ah, ecco qua. Magari se vuoi guadagnare il posto centrale, altrimenti siamo contro luce. Eccoci qua. Ecco qua. Allora, Campi, dicevo prima con Sandra, da apprezzabile questa manifestazione, anche perché ha come obiettivo appunto di far sentire la propria solidarietà, la propria vicinanza a Campi, che forse, perlomeno leggendo qua e là, è stata un po' dimenticata dopo il terremoto da quelli che sono un po' gli enti. Noi ci siamo rimboccati le maniche da subito e siamo stati subito dei resilienti attivi, mi piace definirci in questo modo, perché abbiamo subito pensato veramente a dare assistenza alle persone. Una nostra struttura che fortunatamente avevamo inaugurato 18 giorni prima del sisma, quindi figuratevi, quasi una sorta di disegno divino che andava a dirci questa cosa. E fu per noi veramente, abbiamo subito aperto le porte di quella struttura, abbiamo dato assistenza alla nostra popolazione come Proloco, come associazione, abbiamo fatto quello che ci dettava il cuore, tutto lì. Per noi è stato partito tutto dal cuore e ci siamo comportati in questo modo. E poi devo dire, guarda, non perché li ho qui vicino a me i motociclisti, ma gli amici biker non ci hanno mai tradito, anzi vi posso anche dire che gli amici a due ruote sono stati i primi ad arrivare a portare soccorso, a portare aiuti, perché anche con i problemi delle strade con le due ruote passavano veramente. Quindi Wonder Umbria per noi è stata veramente una grandissima, bellissima sorpresa, grazie alla presidente Sandra Conti, che ci siamo conosciuti, abbiamo subito avuto un'empatia
reciproca per questa cosa. Poi sono anch'io un ex motociclista, purtroppo per vari motivi non posso più andare in moto, però siamo qua, noi ci siamo rimboccati le maniche, grazie a loro che continuano a credere in questa nostra idea progettuale di rinascere dei territori, perché noi crediamo molto in questa idea back to campi. La stessa cosa di Back to the Future, vi ricordate la trilogia degli anni 80? Si incassa perfettamente, perché noi dobbiamo andare a riconquistare il nostro futuro che il sisma ci ha portato qui attraverso idee e progetti concreti, e questo grazie a noi. Grazie a voi. Grazie. Volevo aggiungere una cosa? Sì, il nostro motto è non siate indifferenti, ma facciamo la differenza. Facciamo la differenza. Bocca al lupo. Grazie.